Dal Vangelo secondo Matteo. Una buona domenica a tutti. Il detto di Gesù "date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio" è uno dei più noti e è anche uno dei più citati, purtroppo spesso a sproposito. Lo abbiamo sentito richiamare da chi detiene il potere politico quando vuole invitare le gerarchie ecclesiastiche a stare al loro posto e a non intromettersi nelle faccende politiche. E lo usano come slogan coloro che, giustamente, difendono la laicità dello Stato. Peccato che anche loro lo citino a sproposito. Abbiamo sentito richiamare poi dalle autorità ecclesiastiche, lo richiamano i governanti perché reclamano da loro i diritti che spettano all'autorità religiosa. In passato poi è stato richiamato dall'autorità ecclesiastica quando si è sentita in diritto di sacralizzare certe istituzioni politiche e anche per giustificare il potere temporale della Chiesa. Più banalmente oggi qualcuno poi lo usa per invitare chi gli deve qualcosa, da Cesare quel che è di Cesare. Bene, vediamo di ambientare l'episodio in cui Gesù ha pronunciato questa frase, così capiremo meglio il messaggio che lui ci vuole dare e che è molto importante. Gesù si trova a Gerusalemme e da alcuni giorni ha già avuto una serie di dispute molto animate con i capi religiosi. Poi ha compiuto un gesto provocatorio, ha cacciato i venditori del Tempio. Questo è significato attaccare direttamente la casta sacerdotale che è stata toccata nei suoi interessi economici. Insomma, si è venuta a creare una situazione molto tesa fra Gesù e i suoi oppositori. E oggi ci troviamo di nuovo di fronte a un dibattito fra lui e queste autorità. E per ambientare la scena dobbiamo fare un cenno alla situazione politica. La Giudea era una regione nota nell'impero romano per la sua turbolenza, non stavano mai tranquilli. Ma gli anni della vita pubblica di Gesù sono trascorsi pacificamente. C'erano state delle rivolte, ma 20-30 anni prima, rivolte che erano poi state subito soffocate nel sangue e seguite da crocifissioni. Celebre quella venuta a Seforis, quando Gesù aveva 3 anni, c'era stata una rivolta e Varo l'aveva soffocata nel sangue e aveva fatto crocifiggere 2000 ribelli a pochi chilometri da Nazareth. Era quel Quintilio Varo che poi perderà la vita nella celebre battaglia di Teutoburgo. 10 anni dopo questa rivolta ce n'era stata un'altra, quella di Giuda il Galileo, che è ricordata anche negli Atti degli Apostoli. Era venuto a durante il censimento di Quirinio. Gesù aveva 13 anni e quando c'era stata questa rivolta, anche questa seguita poi da crocifissioni. Ma al tempo della vita pubblica di Gesù la situazione era tranquilla. Non erano ancora comparsi gli zeloti, coloro che provocheranno la rivolta che porterà alla distruzione della città di Gerusalemme. Palestina quindi si viveva sottomessi a Roma, anche se si era costretti a sopportare un sistema fiscale estremamente gravoso. C'erano tasse su tutto, sulle proprietà terriere, sugli edifici, sulle transazioni, l'imposta sulla professione, pedaggi sulle strade quando si trasportava mercanzia, insomma, hanno provato a fare i calcoli. Il 50% degli utili finiva in tasse. Ma c'era una tassa che era la più odiata di tutte ed era il testatico,
in latino tributum capitis, cioè il tributo di un denaro annuo che ognuno doveva pagare. Le donne a partire dai 12 anni, gli uomini a partire dai 14 anni fino ai 65. Ed è a questa tassa che fa riferimento l'episodio evangelico di oggi. Chiaramente, contestare le tasse era la cosa più pericolosa perché venivi accusato di sedizione e sarà questa anche una delle accuse che verrà mossa in modo subdolo a Gesù, quella di incitare la gente a non pagare le tasse a Cesare. Ci viene ricordato fra le accuse che sono state mosse a Gesù di fronte a Pilato. Bene, è in questo contesto che gli oppositori di Gesù gli tendono un tranello perché vogliono trovare un motivo per denunciarlo e per condannarlo. Sentiamo. I farisei tennero consiglio per vedere come trarre Gesù in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo la verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Entrano in scena due gruppi di oppositori di Gesù. Sono i farisei, che noi conosciamo molto bene perché compaiono continuamente nei Vangeli. Sono le guide spirituali, i custodi della tradizione di Israele, sono quelli che stabiliscono ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, conoscono l'Antico Testamento, quindi persone che sono legate all'aspetto spirituale del popolo di Israele. Il secondo gruppo sono gli erodiani, li conosciamo meno, ma compaiono anche loro nei Vangeli. Gesù metterà in guardia contro il lievito sia dei farisei che degli erodiani. È strana questa alleanza dei due gruppi perché i farisei e gli erodiani politicamente si posizionavano su sponde opposte. I farisei ritenevano un'empietà appoggiare l'occupazione romana, perché i romani erano dei pagani che profanavano la terra santa con i loro idoli e con la loro vita immorale. Gli erodiani, invece, erano amici di Erode, da cui prendevano il nome. Erode Antipa, colui che Gesù chiama la volpe, che non significa furbo, significa fantoccio, senza personalità, succube dell'imperatore Tiberio, il tiranno di turno. Difatti, 10 anni prima aveva costruito la nuova capitale. Prima risiedeva a Seforis, vicino a Nazareth. Poi, quando ha costruito la nuova capitale, l'ha chiamata naturalmente Tiberiade, un inchino all'imperatore Tiberio. Gli erodiani erano i suoi amici, quindi collaborazionisti degli occupanti romani. Troviamo questi due gruppi alleati contro Gesù. E la ragione di questa alleanza innaturale la troveremo proprio nel brano evangelico di oggi, perché con il suo messaggio Gesù toccherà tutti e due i gruppi. Si riuniscono e cominciano con una lunga premessa, con un elogio che è il più bel elogio di Gesù che compaia nei Vangeli. E lo fanno, questo elogio, i suoi avversari. Gli dicono: tu sei veritiero, lo sanno tutti, insegni la via di Dio, non hai soggezione di nessuno e non guardi in faccia a nessuno. Riconoscono quindi che Gesù rifiuta i compromessi e ha il coraggio di dire quello che pensa. Bene, sulla bocca dei farisei e degli erodiani queste parole ossequiose hanno un unico obiettivo: costringere Gesù a non svicolare, non divagare con ragionamenti,
vogliono che lui dica o sì o no, perché avevano studiato bene la loro insidia. Qualunque risposta Gesù avesse dato si metteva nei guai. Se avesse detto sì, è lecito pagare il tributo a Cesare, allora diventava un amico dei Romani, un collaborazionista, diventava inviso a tutto il popolo. Se avesse detto no, guai, allora c'erano lì subito gli erodiani che lo denunciavano come sovversivo e antiromano. Dobbiamo sempre fare attenzione agli elogi, perché chi ci elogia ha sempre qualche suo obiettivo, vuole certamente averci in mano, averci dalla sua parte o vuole chiederci un favore. Bene, dopo l'elogio buttano lì la domanda su là. Di a noi il tuo parere, o sì o no, non divagare. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Sentiamo la risposta di Gesù. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: questa immagine ed iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: restituite dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Prima di rispondere alla domanda, Gesù dice ai farisei e agli erodiani: guardate che mi sono accorto che mi state tendendo un tranello, ma non ho alcuna intenzione di rispondere in modo evasivo, volutamente enigmatico, in modo che poi ognuno può interpretare come vuole le mie parole. No, voglio andare al cuore del problema. E notiamo bene. Credo che oggi molti predicatori insisteranno sul dovere di pagare le tasse, che è una raccomandazione sempre opportuna. Ma Gesù oggi non sta parlando di questo dovere di pagare le tasse. Sarà Paolo nella lettera ai Romani che si esprimerà molto chiaramente sull'argomento quando scriverà ai cristiani che vivono nella capitale che cosa dirà loro. Siamo al tempo di Nerone, all'inizio del suo regno, a 20 anni, questo imperatore che all'inizio è stato clemente, moderato. Bene, Paolo scrive a questi cristiani e dice: ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti, non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio, e chi si oppone all'autorità si oppone a un ordine che è voluto da Dio. L'uomo è socievole e quindi ci vuole qualcuno che organizzi e strutturi questa società. E poi tira le conseguenze: bisogna essere sottomessi a questa autorità, non perché si ha paura di punizioni, ma per un dovere di coscienza. E quindi raccomanda: rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto. A chi sono dovute le tasse, date le tasse; a chi l'imposta, l'imposta; a chi il timore; a chi il rispetto, il rispetto. E ne parla Paolo come di un qualcosa di evidente in sé. Non c'era bisogno che venisse il Figlio di Dio a dirci che dobbiamo pagare le tasse. Ciascuno ha il dovere di contribuire al buon andamento della vita sociale in base alle proprie possibilità. E il cristiano in questo deve essere un cittadino esemplare, perché deve amare, e amare non significa soltanto voler bene a chi è nel bisogno e gli è vicino, ma è manifestazione di amore volere che questa società sia strutturata in modo tale che tutti possano vivere da veri figli di Dio. Problema, quindi, è un altro. È presentato molto bene nella domanda che hanno fatto i farisei e gli erodiani: è lecito
o no pagare il tributo all'imperatore. Pagare il tributo significa riconoscere come re Tiberio quando l'unico re di Israele è Dio. E Gesù risponde dicendo: mostratemi la moneta del tributo. E gli presentano un denaro. È interessante che Gesù chiede che gli mostri la moneta, vuol dire che lui non ce l'ha, loro invece ce l'hanno. E Gesù non li rimprovera per il fatto che abbiano delle monete. Hanno messo la mano non in tasca, perché in quel tempo i vestiti non avevano le tasche, ma le monete erano conservate in un sacchetto sotto la veste. Bene, tirano fuori il loro sacchetto e gli mostrano la moneta. Gesù li ha chiamati ipocriti. Per quale ragione? Perché tutti loro usano normalmente queste monete quando vanno al mercato, perché i prutot, le monete pure, avevano corso solo nel tempio per fare le offerte, fuori non valevano assolutamente nulla. Ed era una cosa buona che la gente adoperasse queste monete. Gesù non si preoccupa di questo, non fate gli scrupoli ad adoperare le monete quando andate a fare degli acquisti. Io non le ho purtroppo, ma quelle che ricevevo quando prestavo qualche servizio, anch'io le utilizzavo. Non è questo il problema. Ed è interessante che loro si fanno scrupoli solo nell'usarle per pagare il tributo. Bene. Quando c'è in mano la moneta, Gesù chiede due cose, e stiamo attenti adesso il perché fa queste domande, perché così capiamo dove ci vuole portare. Chiede di chi sono l'immagine e di chi è l'iscrizione. Gli rispondono di Cesare. Questa moneta del tributo a un pio giudeo desta ripugnanza solo al vederla. Per quale ragione? Perché sappiamo molto bene ciò che ha stabilito il libro del Deuteronomio e il libro dell'Esodo. Gli israeliti non possono farsi delle immagini. La ragione? Il pericolo che poi queste immagini diventino idoli, che loro li invochino esattamente come fanno i pagani. E il Dio di Israele è unico ed è geloso, non vuole che ci siano idoli venerati al suo fianco. Vediamo questo denaro coniato da Tiberio, lo vedete alle mie spalle. Su un lato ha la raffigurazione dell'imperatore di Roma, eccola l'immagine, e c'è l'iscrizione: Tiberio Cesare, figlio Augusto del divino Augusto. Due volte viene richiamato questo Augusto, Sebastos, il divino. E poi sul retro c'è il titolo Pontifex Maximus, sommo pontefice Tiberio. E l'immagine di una donna seduta, il simbolo della pace, probabilmente è Livia, la mamma di Tiberio, la terza sposa di Ottaviano. E sono ritratti lui come Giove, lei come Giunone. Dicevo, il pio giudeo quando vede questa moneta si trova di fronte a una conclamata idolatria. Questo è il problema, non il dovere o no di pagare le tasse, ma questa idolatria. E allora cerchiamo di capire dove Gesù adesso vuole condurre il discorso. Gesù chiede: dove ha posto la sua effigie l'imperatore Tiberio? Sul denaro. Vuoi sapere che faccia ha Tiberio? Devi concentrarti sul denaro. È il rappresentante in terra, il sommo pontefice di questo Dio che è il denaro. È lui che gestisce il culto del denaro, l'idolo che tutti adorano nel suo impero. È il denaro che guida la vita dell'impero e Tiberio
è il sommo sacerdote di questa religione. E Gesù, lo ricordiamo, che ha messo in contrapposizione inconciliabile il culto al vero Dio e il culto al denaro. Nessuno è ateo. Nella Bibbia non si teme l'ateismo, non si parla dell'ateismo. Il pericolo è l'idolatria, perché tutti hanno un Dio. Hanno sempre qualcuno o qualcosa che costituisce il punto di riferimento di tutti i pensieri, di tutte le decisioni, di tutte le scelte. Colui o quella cosa che ti suggerisce l'ordine del giorno. Per esempio, se il Dio che tu hai in mente e che ti guida è il Dio di Gesù di Nazareth, lui ti indicherà in ogni momento come puoi far felice qualcuno. Se il Dio che tu adori è il successo, la carriera, sarà questo idolo che ti indicherà quali amicizie coltivare, a quali furbizie ricorrere, chi adulare. Naturalmente, poi ogni Dio fa le sue promesse ai suoi devoti, e sappiamo che il Dio denaro promette tanto e mantiene anche, per questo lui ha molti adoratori. Ma bisogna fare attenzione, perché gli ordini che ti dà questo Dio denaro sono anche ordini contro l'uomo. Ecco, Tiberio ha messo la sua effigie, la sua immagine sul denaro, ed è il sommo pontefice di chi adora il denaro. È su questo culto disumanizzante che Gesù vuole concentrare l'attenzione, non sul pagare o no le tasse, o su adoperare o no questa moneta nei mercati. Lui ha richiamato l'attenzione sull'immagine e sull'iscrizione e dice: restituite a Cesare quello che è di Cesare. Non dice date a Cesare. Loro hanno chiesto: è lecito dare? Lui risponde: restituite. Non date, restituite che cosa? Cerchiamo di non essere ipocriti, dice Gesù. Il problema non è usare o non usare la moneta di Cesare, ma prendete coscienza del fatto che siete pienamente coinvolti, anche voi ipocriti, nella filosofia che c'è dietro questa immagine e questa iscrizione. La filosofia su cui si basa il mondo pagano, che rende culto all'antidio. Non è il denaro che è diabolico, è il culto al denaro, e il denaro che pone a suo servizio l'uomo. In una società guidata da un imperatore che imprime il proprio volto sul denaro, chi è che conta? Conta chi ha denaro e fin tanto che produce denaro. Dove si adora il denaro, il povero vale come un paio di sandali, dice il profeta Amos, o meno di una pecora, ha detto Gesù. Bene, cosa dice Gesù? Restituite a Cesare questo idolo. In Israele lo ha introdotto lui. Non appartiene all'identità spirituale del popolo di Israele. Mantenete la vostra purezza di popolo consacrato all'unico Dio e restituite al pagano Cesare la sua religione idolatrica. Gesù vuole che vadano al cuore del problema. Seconda cosa che Gesù dice: restituite a Dio quello che è di Dio. Il discorso continua a vertere sull'immagine e sull'iscrizione. Tiberio ha messo la propria immagine e iscrizione sul denaro. Dove ha posto Dio la sua immagine e la sua iscrizione? La risposta la conosciamo tutti, viene immediata. Sull'uomo lui ha posto la sua immagine. È sull'uomo che ha posto la sua iscrizione, che ha posto il suo nome. Si racconta
del grande rabbino Hillel, il famoso maestro che è vissuto una generazione precedente a Gesù. Si racconta di lui ed era una storia conosciuta da tutti, anche dai bambini al tempo di Gesù, che al termine di una lezione i suoi discepoli gli hanno chiesto: Maestro, dove vai? E lui ha risposto: Vado a compiere una mitzvah, un comandamento. Ma dice: Ma quale mitzvah vai a compiere? E Hillel rispose: Vado a fare il bagno. Oh, i discepoli hanno detto: Ma abbiamo mai sentito che ci sia una mitzvah che ordina di fare il bagno? Risponde il grande rabbino Hillel: Le immagini dei re che stanno nei teatri, nei circhi, hanno coloro che le lavano, che le tengono pulite e sono pagati per questo. E chi oltraggiasse una di queste statue toccherebbe direttamente l'imperatore. Bene, noi che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, come dice la Scrittura, quanto più dovremmo tenere pulito e lavato il nostro corpo per onorare il Creatore al quale assomigliamo. E questa storia, dicevo, era ben nota a tutti. Ecco allora che cosa significa l'immagine. È questo il tema su cui Gesù vuole che i suoi ascoltatori si concentrino. Restituite questa immagine di Dio, che è quella di Tiberio, che è quello che fa il sommo sacerdote del culto al denaro, e adesso vediamo che cosa va restituito a Dio? Va restituito l'uomo su cui c'è la sua immagine e c'è l'iscrizione sull'uomo, libro del Deuteronomio, ma continuamente nell'Antico Testamento si dice dove Dio ha posto il suo nome, su Israele ha posto il suo nome. Al capitolo 43 di Isaia: Sono gli israeliti che portano il mio nome. Oppure nell'Apocalisse, al capitolo 14, quei 144.000 che portano scritto sulla loro fronte il nome dell'agnello e il nome del Padre suo. Allora, è sull'uomo che Dio ha posto la sua immagine e la sua iscrizione. E va restituito a Dio. Non ci si può impossessare dell'uomo, perché ci appartengono tutte le creature, l'uomo no, l'uomo appartiene solo a Dio. Allora, concretamente, i due gruppi che Gesù si trova di fronte, cosa devono restituire? Beh, a Cesare adesso lo lasciamo perdere, a Dio. Gli Erodiani sono dei collaboratori del potere dispotico di Tiberio, che si è impossessato dell'uomo, lo sfrutta, lo schiavizza. L'impero romano è pieno di schiavi e questo è giustificato dal dio denaro. Umilia l'uomo, lo priva della libertà. E se non è libero, l'uomo non può essere se stesso, non assomiglia più a Dio. Dove i superuomini di turno vogliono costruire le loro torri che arrivino fino al cielo, allora accade esattamente e ciò che i rabbini raccontavano della costruzione della torre di Babele. Dicevano che quando cadeva un uomo dalla torre, nessuno ci faceva caso, ma quando si rompeva un mattone, tutti scoppiavano a piangere. I faraoni non possono servirsi di cavalli, di carri, di buoi, non dell'uomo, perché l'uomo non appartiene a loro, appartiene a Dio. Va riconsegnato a Dio. Ecco ciò che Gesù vuole far comprendere. L'uomo sottomesso agli idoli e ai tiranni non è un uomo. Quindi gli Erodiani, che sostengono questa struttura politica che opprime l'uomo, sappiano che devono riconsegnare a Dio. E chiunque la pensa come loro deve fare un esame di coscienza. Perché chiunque domina sull'uomo è un erodiano. I farisei, anche loro,
devono riconsegnare l'uomo a Dio. Con loro la catechesi è stata quella di presentare l'uomo non a Dio, a un idolo che si erano inventati loro, un idolo perché pretendeva sacrifici, offerte, incensi, olocausti, un Dio che concedeva i suoi favori a coloro che si inchinavano davanti a lui, che obbedivano ai suoi ordini e puniva severamente le trasgressioni. Non è il Dio autentico, non è il Dio di Gesù di Nazareth. Questo è un idolo inventato dagli uomini, che è conforme ai loro ragionamenti, ai loro criteri. L'hanno inventato loro, l'hanno creato loro questo Dio. Non è il Dio vero, il Dio amore. L'immagine autentica di Dio, questi farisei ce l'hanno sotto gli occhi, è l'uomo Gesù di Nazareth. Lui riproduce perfettamente questa immagine. Chi aderisce a questa immagine di uomo ha aderito al vero Dio. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.